Come ogni anno, in molte località del nostro territorio, fede e tradizione si rinnovano intorno al martello degli eretici, come Antonio fu definito già nel Medioevo, divenendo uno dei santi più popolari del cattolicesimo. Anche ad Angellara, di Vallo della Lucania, come testimoniano queste immagini, si sono svolti i solenni festeggiamenti con un programma ricco di avvenimenti religiosi e civili. I momenti più significativi sono stati la distribuzione del pane la sera della vigilia, un momento che accomuna molte zone del Cilento e ricorda un miracolo del santo, la Santa Messa celebrata nella cappella dedicata al santo di Lisbona e la processione. La sacra effigie, il cui volto, secondo una leggenda, è stato realizzato a seguito di un'apparizione, è stata accompagnata lungo le caratteristiche vie del borgo da canti antichi e lacrime di commozione sui volti delle signore anziane, che dai balconi guardavano la statua pregando per un futuro migliore per i propri figli. Presenti il sindaco Antonio Aloia e membri dell'amministrazione comunale di Vallo della Lucania. A conclusione dei festeggiamenti religiosi, nella piazzetta di rimpetto alla cappella di Sant'Antonio è avvenuto il concerto di Franco Simone.